Sì, siamo amici di tutti.
quando poi ne andiamo, vengo qui, andiamo là, perché là si fa ed altri ospiti. Allora, una volta raccolto il latte viene filtrato e dopo viene portato, viene messo nella caldaia che si trova nel laboratorio e portato a 37 gradi. A 37 gradi viene aggiunto il cadmio e si ottiene fino legno, si rompe la cagliata e si ottengono dei pezzetti molto molto piccoli. La cagliata si restringe e si lascia sotto siero per circa 6-7-8 ore. Dopodiché si fa la prova della filatura, si prende un pezzettino di cagliata, si sbriciola, si mette in una formina per la ricotta e si vede se questa pasta con l'acqua calda fila. Se fa un filo omogeneo ed elastico, allora vuol dire che è pronta per essere lavorata. Questa è un po' di cagliata che ho lasciato ieri sera, quindi spero che non mi faccia fare brutta figura e che stamattina fili. Adesso mi portano un po' di acqua calda, così faremo la prova così faremo la filatura. Come vedete, la cagliata che rimane sotto siero è questa. Viene tagliata a listarelle sottili e dopo viene lavorata con l'acqua calda che adesso arriva. Questo quando è stata fatta? Allora, questa è la lavorazione di ieri. Ho lasciato un po' di cagliata perché nella treccia la facciamo il pomeriggio, quindi non mi sarebbe stato possibile farla adesso, insomma. Questo è già, forse già l'hai detto quando lo mungevi, Maria Antonia, ma quanto litri di latte fanno più o meno mediamente queste vacche? Allora, queste comunque noi per quanto riguarda la trasformazione dobbiamo puntare alla qualità del latte, non ci interessano delle razze che facciano un elevato quantitativo ma una resa ridotta, acqua bollente. Quindi siamo più o meno sui 20 litri di latte. Perfetto. Quindi rendiamoci conto. Allora tenete conto quando si parla di prezzi, no?
10 litri di latte per fare un chilo di prodotto, che deve essere però anche lavorato con l'acqua bollente a mano, quindi c'è il rischio di impresa. Quando sentite dire che costa 12 euro al chilo, ma ragazzi, ma quanto costa? Non costa proprio niente, vi dovete chiedere il contrario. Quello che domanda è quando passa la mozzarella a 3,50 euro, là vi dovete fare. Là vi dovete fare, ma come è possibile una cosa di questo genere? Quindi quando sentiamo per televisione cavalli con gli ormoni che vengono venduti come carne di maiale, ci fanno i würstel, là vi dovete chiedere, ma questi prezzi stracciati, mangiamo un poco di meno, mangiamo bene, diamo sostegno all'economia locale, diamo sostegno alle nostre risorse. Ripartiamo da quello che abbiamo, perché soltanto così possiamo ripetere. Per spremere gli agrumi oggi, per spremere gli agrumi ci vuole qui l'elettrolio, per far così che ci vuole. E parliamo, e nello stesso tempo, nello stesso tempo parliamo, vengono venduti in massa, e questo è il succo della situazione, insomma, quindi è, purtroppo è così. Quindi guardate quando la formaggio pronto, cioè se veniva messo nella fuscella e quindi prendeva la forma, era già un formaggio a sé stante. La pasta filata è la caratteristica che viene lavorata poi successivamente in acqua bollente. E vedete come inizia proprio a filare. L'acqua fredda. L'acqua fredda, l'acqua fredda, l'acqua fredda. Ah, per l'acqua fredda per rinfrescare ogni tanto le mani, perché qui siamo ad alte temperature. Ora questa è poca cagliata in confronto a quella che normalmente lavoriamo, solo per fare una treccia dimostrativa, però quanti quantitativi sono molti la. L'acqua fredda è indispensabile. L'acqua fredda in questo caso ha la funzione di rassodare la pasta, che l'acqua calda tende ancora a filare, viene messa nell'acqua fredda, quindi finisce quella che è la fase di filatura, inizia un po' a, diciamo, non è più morbida, quindi inizia ad indurirsi un po'. Questa la mia amata per la gonnella la voglio inghiappare. E la nata si gira e dice, ma quanto mi vuoi lasciare? E Alberto Spino dice, io allora ti lascerò temore perfetto quando noi saremo su quello bianco letto. Quindi è un canto da me. Allora, naturalmente, come potete vedere anche adesso che salite in paese, le trecce si possono fare di tutte le dimensioni. Quindi uno si basa più o meno alla lunghezza del filo che ha. Se qualcuno vuole provare ad intrecciarla... Ciao fare ragazzi. Allora ragazzi, la ci posso passare, professore, adesso la faccio, la ci posso passare. Ecco qua. Ho sempre desiderato stare in mezzo alle trecce. Bravissimo, grazie. Ma quante dita hai? Fammi capire. Bella che è, brava! Ragazzi, un applauso! Comunque il 90% dipende da chi tiene, ragazzi. Sì, questo lo dice sempre mio cognato, quando mi vede dice che non è la cosa indispensabile. Sembra niente, Naturalmente quando la facciamo nel laboratorio abbiamo un'attrezzatura giusta per mantenerla, non è che ogni volta... Praticamente ho pensato in costo, insomma, un'oro per farla. Però mi ha screditato. Bella Francia, che poi dovrà essere tutta bella aperta.
Ma c'è che non ci scappa? Ecco qua. Grazie collaboratori. Devo accompagnare proprio sul letto, vedi? Sul bianco letto, va bene. Assaggiare la sriccia, perché mangiarla così come risulterebbe semplicemente gommosa in bocca. Quindi quello che dovete fare, che uno dovrebbe fare normalmente, non mettere subito in bocca, ma dovete prima di tutto guardarla, beh, adesso l'avete vista, ma soprattutto utilizzare il naso, perché il naso, a differenza della bocca, ha la possibilità di farci scoprire tantissimi profumi. Voi pensate che in bocca possiamo sentire solo 4 sapori: dolce, acido, salato e amaro. Mentre dal punto di vista olfattivo avremo, tra virgolette, la possibilità di sentire più di 200 sentori, diciamo, che ci danno i profumi. Ma a malapena riusciamo a sentirne 2 o 3, perché abbiamo perso l'uso del naso. Quindi quello che vi invito a fare è di non mangiare direttamente la freccia, ma sfilacciarla in questo modo. E questo ci dà innanzitutto la possibilità di vedere proprio come è fatta una pasta filata, tantissimi fili. Quindi, come avete visto, Maria Antonietta ha lavorato più volte la pasta e questo ha fatto sì che si sono formati tutti questi fili. E questo ci fa apprezzare il tipo di lavorazione della filatura. Ma poi ci dà la possibilità di dare una maggiore superficie all'aria, quindi alle sostanze odorose, di liberarsi dalla mozzarella e quindi di venire al naso. In questo modo abbiamo la possibilità di sentirne di più. Se noi sentiamo semplicemente così, non sentiamo proprio nulla, perché la pasta esterna, così come viene fatta, perché il formaggio è una cosa naturale che matura nel tempo, tende ad ossidarsi facilmente. E quindi la parte esterna non apprezzeremo nulla. Quindi dobbiamo sfilacciarla in modo tale da riuscire a sentire quelli che sono i profumi che vengono fuori. In un prodotto così fresco il sentore principale ci ricorda il latte, quindi il latte di partenza. Nelle paste filate la caratteristica del latte è leggermente acido, però perché la pasta viene lasciata acidificare per far fare poi la filatura. Quindi è un latte che ci ricorderà un po' lo yogurt o la panna. Queste sono le caratteristiche dal punto di vista olfattivo. Nella treccia poi leggermente più appassita, oppure se gli animali vanno al pascolo, quindi noi abbiamo già dei sentori che nella mozzarella ci ricordano le note erbacee, quindi non solo il latte ma anche l'erba con cui vengono alimentate. Quindi è importante anche l'alimentazione degli animali, non soltanto la razza. Io nella stalla abbiamo visto vari tipi di razze animali, tra cui la pezzata rossa è quella che dà dal punto di vista qualitativo un latte con un grasso. Thank you.
Thank you.
Sì. Davide, non ti mettere qua vicino. Thank you.
Thank you.
posso gustare, che se non lo thank you.
stare a fronte ora qua come programma. Ma ti mette innanzi, quindi qualcosa che deve dire qualcosa.
pasta, paura per niente quella, la pasta la faccio fare. Thank you.
E poi stanno vedendo una carrozza in blu. E saranno che oh, saranno un traino, un vino, che cazzo ne sai. Stanno in rete, in blu. Thank you.
Passate. Yeah.